Ciao a tutti ragazzi, qui è Andrea che parla, benvenuti in questo nuovissimo video di Ravenfield. Sì, grazie, Ravenfield che parti caricando cose. Hai finito per favore? Sì, perfetto. Va bene, oggi andremo a vedere un pochino meglio la modalità Spec Ops che è stata aggiornata. Leggendo il roadmap, questo qua, dicono che l'update 21, che è quello di Spec Ops, non è finito, è solo la metà, in poche parole. Infatti, se adesso io vado su Raft, magari non Raft, perché sennò non riesco a farvelo vedere, su Desert Hill, nemmeno. No, vabbè, andiamo su Desert Hill, ok? E uso i Raven, guardate cosa accade, ok? Quello che ci parla è un ignoto, come avete visto, però è la mappa sbagliata. Dov'è Island? Island, eccola. Quello che ci parla è un ignoto, in poche parole, ai puntini di domanda, perché ancora loro l'hanno fatto come fosse tipo un hacker, vedete? Ma ancora non l'hanno creato. E anche dice delle frasi un po' strane, tipo il quartier generale ci copia tutti, una roba del genere. Abbiamo le solite divise, quindi non abbiamo quelle di Spec Ops, perché appunto siamo nella prima parte dell'aggiornamento, quindi ancora i Raven non sono stati creati. Col prossimo aggiornamento forse potremmo fare i difensori. Ho notato tra l'altro che ogni tanto quando miro mi toglie tipo così, ok, non capisco il motivo. Oggi usiamo questa nuova arma. Qui c'è qualcuno? C'è nessuno, perfetto. Va bene, del resto dovete sapere che io ho creato ben due mappe che non trovate su Steam, ok? Sono mie personali. Qui si chiama Cittadina e Arbitix, così, giusto per dargli un nome, ok? Perché sennò erano uguali e quindi non potevo crearli. Ebbene, in queste mappe, in poche parole, non si poteva giocare. Le avevo create io e non so il motivo, ma non si poteva giocare. Se io facevo Spec Ops non partiva, se facevo Battle, Domination o Skirmish partiva, ma nessuno si muoveva, quindi era impossibile giocare perché la gente stava ferma. Quindi oggi giocheremo le varie mappe, cioè Cittadina e Arbitix, sia Spec Ops, che so che funzionano, adesso funzionano, e proveremo anche Battle, così vedremo se cambia qualcosa. Voglio fare l'Eagle o i Raven? L'Eagle, dai. Bene, quindi partiamo subito. La mappa è veramente minuscola, è proprio per combattimenti stra ravvicinati, quindi ecco. Va bene, allora, ok. Good luck team, vabbè. Qua abbiamo l'advisor. Ok, tra l'altro l'advisor cambierà l'immagine a seconda di cosa ci sta accadendo, ok? Che è molto particolare come cosa. Ok, morto uno. Questa comunque è la mappa, ora abbiamo modo di vederla sicuramente un pochino meglio. E dopo semmai vi farò anche un piccolo tour senza nemici. Ok, allora potrei... fatemi cambiare di posizione. Ci ho visto? Maledico! Ok. Ci stanno sparando. Ok. Dobbiamo distruggere l'ammo, Clace. Ammo crates. E perché c'è scritto entrance view? Ok, devo cambiarla questa cosa. Non so se ci fosse scritto sbagliato entrance. Ma entrance poi. Vabbè, niente, devo cambiarla. Mi sono dimenticato di cambiarla, scusate. Sì, perché poi i punti gli ho messo un nome abbastanza veloce, quindi se sono un po' sbagliati, devo modificarli. Vabbè, ma stiamo crates. Ok, distrutta una. Allontanatevi! Pazzi maniaci! Ok, abbiamo distrutto i target. Adesso, i prossimi sono nella parte che si chiama villa. No, aspetta, no, sono di fianco alla parte che si chiama villa. Sì, devo cambiarla perché tipo c'è villa e poi c'è un nome in inglese, non so il motivo. Quindi sì, devo cambiarlo. Ok, shh. Entrance. Ma perché si chiamano tutti entrance? Ma allora è buggato il gioco, aspetta. Perché si chiamano tutti nello stesso modo. Ok, no! Penso non mi abbiano visto, nel senso che si sono allertati.
Ma non sanno di preciso dove sono. Allora, ho giocato un po' per conto mio, ho scoperto che ogni tanto scappano dal loro punto dove si trovano per cercare il rifugio. Il che significa che potrebbero andare tranquillamente in quella zona, ad esempio, per trovare rifugio. Ok? Quindi scappano i maledetti. Se sanno di essere in pericolo, scappano. Che io ho un moschetto, cioè questo strano moschetto potenziato. Ok. Che capite, non è il massimo da vicino. Eccoli là, infatti. Cavolo, mi ha visto! Ok, allora, eccoli. Si sono rifugiati qua, in questa zona. Questa è la zona villa, si chiama, il punto di conquista di nome villa. Ok. Adesso vengono su come dei pinguini oppure no? Ok, sono furbi. No, dove vanno questi? Scimmie di guerra, qua ci sono i nemici! Rimanete qua, per l'amor del cielo. Rimanete lì. Abbiamo vinto comunque. Andiamo. Sì, ok, perfetto. Va bene, ragazzi. Adesso restartiamo, quindi facciamo di nuovo un'altra missione in questa mappa. E poi niente, vi faccio vedere il tour della mappa e passiamo a un'altra. Cioè alla seconda che ho creato. Proviamo per ora andare da soli, che io di solito Spec Ops la gioco andando da solo. Allora, sono. Ah, scusate! Sono subito qua davanti. Vedete lì c'è la bandiera rossa. Ok, un headshot a Bloom. Ok. Questa mappa secondo me è molto carina, però cavolo. Cioè, a me piace molto, però ovviamente l'ho anche creata io. Quindi c'è da dire quello che. Si sono allertati, però non dovrebbero avermi visto, se no mi stavano. Mi avrebbero sparato. Scusate, non so, l'italiano. Ok, perfect. O per ora stiamo facendo neanche. Cioè, stealth del tutto, nel senso che si sono allertati, ma ancora non mi hanno notato. In più, un'altra cosa che ho scoperto: l'allerta passa a tutti i punti. Il che vuol dire che se il punto di nome Beach. Quindi in questo caso quello si chiama beach, quindi spiaggia, ecco, vabbè, si allerta, darà l'allerta a tutti gli altri punti. Comunque adesso mi hanno visto, mi hanno anche sparato con non so che arma, perché cioè mi ha fatto troppo male, 10 di vita, cioè ok, non ho fatto perfect. Va bene, dai, tanto non importa fare perfect nella mia mappa. Allora, passiamo di sopra. È rischioso, potrei morire. Ok, qua c'è la scaletta, porta di sopra, qua c'è di nuovo la torre. Verso, 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 verso. Ok, mi hanno sparato in mille, proprio in massa. Ok, putter è morto. Madonna, uno al cecchino addirittura, crepa. Ok, lì, c'è ancora qualcuno. Allora, shh. Semtex è morto? Perfetto. Non posso rialzarmi. Oh, ok. Goodbye. Boom. Questo era anche il Commander Officer, tra l'altro. E là ci sono le casse. Di munizioni. Ottimo. Wow. Come sono esplose. Le casse di munizioni, tra l'altro, fanno circa 30 di danno, se non erro, quindi. Neanche troppo. E fanno, come vedete, danno ai nemici. Quindi una tattica è quella anche di portare un nemico vicino a una cassa di munizioni per farlo esplodere. Quindi anche quella è una tattica. Infatti subiranno il danno e anche il knockback. Comunque abbiamo vinto. E perfetto, 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 perfetto. Allora, il tour magari ve lo faccio. No, dai, ve lo faccio ora. Alla fine è molto veloce. Guarda, mi metto in battle da solo. Normalmente si partirebbe così, quindi ci sono due punti nemici e due alleati. Il primo alleato è questo. Non notate che là c'è la montagna tutta tagliata. Comunque il primo punto sarebbe questo, dove qua c'è una mitragliatrice fissa. Ah! Oddio, mi sono colpito da solo.
Niente, quindi questo è il punto da cui si può accedere poi al punto nemico, che sarebbe quello là. Quello è uno dei punti nemici iniziali. Il secondo punto, che è il mio preferito, iniziale degli Eagle almeno, è di là praticamente dove avevamo ucciso le persone prima, sarebbe lì. Comunque la mappa è molto carina, è piena di edifici dove puoi entrare, quindi puoi nasconderti e fare il tattico, diciamo qua, ad esempio c'è una zona, vedete, nascosta qui, io posso guardare sotto e sparare con questa entrata. Dopodiché qua abbiamo più o meno la stessa cosa, come vedete, abbiamo un balconcino e una finestra. Ed ecco, quindi questo è il punto. Molto semplice, diciamo, pieno di edifici, appunto, ripeto, dove puoi entrare, quindi per farti un minimo di tattica. Qua non ho messo veicoli perché non avrebbe avuto senso, perché come vedete la città è circondata, quindi è inutile avere un veicolo. Di qua c'è il punto, quello proprio che se lo conquisti sei, cioè hai vinto. Si chiama Villa, in poche parole è questo, ok? Che dà sul centro della mappa. Quindi da qua puoi sorvegliare il centro della mappa, da qua puoi sorvegliare questo punto, quindi hai il controllo già su due punti, tre incluso anche la villa, e in più questo qua su beach, questo qua che si chiama cabins se non erro, perché ci sono appunto queste cabins, quindi hai praticamente il controllo su mezza mappa ed è veramente utile. Un'altra cosa, come avete visto prima, è questo edificio molto particolare che è composto da torri di avvistamento, da cui noi possiamo salire per appunto avvistare gente e ammazzarla. Ci sono anche quindi delle scale appunto per salire, tipo qua devi fare anche del parkour. Ecco, vabbè, sono passato attraverso. Comunque avete capito, no, cosa intendo? Tipo qua sali e vai poi a quella ancora più in sopra. Da cui è anche un punto questo, in cui vedete c'è tanta roba, vedi tutta la mappa. Va bene, dopo questo però, ragazzi, comunque Early Access Build 20, 21, anzi, quindi l'update 21, siamo nell'update 21, nella prima metà almeno. Arbitrix, boh, un nome molto a caso, comunque... Beh, posso mettere anche 1000, tanto sempre 10 rimaniamo, quindi non ha senso metterne 1 miliardo. Faccio Spec Ops e andiamo a vedere questa mappa. Questa forse è leggermente più grande di quell'altra, ma è comunque abbastanza piccola, come vedete. Allora, dobbiamo conquistare questo punto e questo punto. Qua, ragazzi, non vi farò il tour perché è veramente, cioè, abbastanza grossa in realtà rispetto all'altra, quindi... Ok, abbiamo un nemico lì. Di spalle, Madonna, si è girato! Construction, esatto, il punto è construction, quello là in fondo. Aia, cecchinato malissimo. Angel Eye è morto. Ok. Da dove? No, hanno il punto sulla montagna. C'è il Commander Officer. Dobbiamo distruggere un crawler e anche uccidere il Commander Officer. Ok. Mori. Iwan, morto, perfetto. Dov'è il Commander Officer? Spero si affacci lì su Mountains, che è il punto più alto della mappa, il migliore. Che poi queste mappe sono studiate anche molto tattiche, infatti adesso vedrete un modo sia per attaccare Mountains facilmente, sia per attaccare Construction. Ripeto, le mappe non sono disponibili su Steam, però intanto ve le faccio vedere. Così che appunto potete farvi un'idea. Così magari mi dite anche la vostra opinione su queste mappe. Infatti qua c'è una trincea segreta e qua c'è un posto segreto dove recuperare munizioni da cui potete saltare e finire qua. Altrimenti, quindi qua sopra, altrimenti potete qua, da qui, si può passare e guardate che cosa ho fatto. Si può passare anche dall'hangar. Allora, qua abbiamo delle casse per pararvi naturalmente. E questo punto dà direttamente all'hangar dove si trovano adesso i nemici, quindi adesso faremo molta attenzione perché mi hanno visto. Ah, mi vedono da Mountains. Ok, scusate, ero un attimo in silenzio. Quindi l'officer è morto. Ok, non se ne sarà neanche accorto.
Qua ragazzi purtroppo manca la texture, ma non posso farci niente perché non ho sviluppato io Ravenfield. Quindi non posso metterla io la texture. Non so perché onestamente non ci sia la texture, perché dà molto fastidio come cosa. Però qua è anche appunto l'avvistamento, quindi come ho detto possiamo guardare i mountains. E pum! Morto. Non mi dice che il pun cioè che questa zona è pulita, il che vuol dire che ci sono altri nemici. C'è il prowler. Muori, prowler! Beh, vabbè, se ti facciamo così. Bye bye. Oh, damn. Ok, abbiamo fatto tutti gli obiettivi, perfetto. Hello? Blondie maledetto. Adesso, beh, per Mountains basterebbe essere qua. Da qua già, ragazzi, si può attaccare. Adesso prendiamo questa gippettona. La gippona, ragazzi. Non passo per lì in mezzo, passiamo per la strada principale. Oh, occhio! Cavolo, ho investito un mio alleato! Ok, allora, adesso, oddio, non so guidare. Perfetto. Come vedete qua c'è una zona qua dentro. E c'è anche una zona qua rialzata, molto carina. Che adesso voglio andare perché ci sono le mitragliatrici. Possiamo anche investire quelli su Mountains. Ho visto uno cadere da Mountains. Aia, aia. Ok, scherzo, scherzo, non ho visto nessuno. Da qua, guardate un po', io posso mettermi comodo e sparare a Mountains. Adesso hanno fatto esplodere una bomba i miei alleati, quindi li hanno uccisi tutti. No, tutti no, ma quasi. Va bene, cos'è questa luce? Oddio. Ci stavano per colpirmi col colpo. Bene, ragazzi, questa è Spec Ops nelle mie mappe. Ditemi qual è la vostra preferita, magari. E niente. Per adesso, adesso voglio vedere se funzionano anche le altre modalità. Perché Spec Ops è bellissima come modalità, però, ragazzi, Battle. Voglio vedere se funziona Battle in queste mappe. Perché una volta si funzionava, ma nessuno si muoveva, quindi non aveva senso giocarci. Quindi adesso abbiamo questo Tactical Masked che ho scaricato ieri e l'ho provato oggi praticamente. No, mi sa di no, perché già mi dice Fire to Respawn, quindi immagino che non vada, vero? No. Come vedete, spawnano qua. Ok, qua. Ma. Adesso si apre. Oh, non posso. Ok, si apre il mouse adesso. Oddio. Spawnano qui, ma come vedete sono stra fastidiosi perché non si muovono, cioè non sono in squadra con me, per l'amor del cielo, quindi voglio dire, non siete neanche in squadra con me, non è che sono io che gli dico state qua. E se io adesso vado a guardare la squadra avversaria, sarà la stessa identica roba, capito? Stessa uguale. E questo mi dà molto fastidio perché non capisco il motivo per cui le mappe che ho creato io non posso giocarle. Perché? Secondo quale logica? Posso saperlo? Ah, non ne ho idea. Perché su Spec Ops, come avete visto, si giocano, ma queste mappe non sono studiate per Spec Ops. Sono studiate per Battle, per Skirmish. Quindi non ha senso che posso giocare con lo Spec Ops, per quanto sia bella comunque. E poi dovrebbero anche risolvere questo bug. Vedete Interlooper? E voi direte, vabbè, ti ha ucciso. Sì, ma questa è la posa con cui mi ha ucciso. Cosa vuol dire? Il problema, cioè, cos'è che significa questa cosa? Significa che lui mi ha ucciso da morto praticamente. E non ha senso perché? Perché le armi che hanno loro è come se fossero una sola texture. Quindi una texture inutile, loro sparano anche senza aver l'arma in mano. Il che significa che io sparandoli, comunque da morti mi sparano. Cioè, appena morti possono comunque spararmi. Non ha senso, perché l'arma si toglie, ok? Ma comunque, è come se rimanesse la funzione per sparare. Che no, ragazzi. No, non è bello. Quindi ecco, insomma, forse andrebbe leggermente cambiata questa cosa. Comunque vedo che già reagiscono di più, cioè vedo che comunque prima stavano fermi immobili nel punto, ora già vedo che si muovono attorno al punto, quindi vanno a prendersi le coperture così. Quindi
Quindi già vedo un miglioramento. Complimenti, bella mira. Già vedo un miglioramento, peccato però comunque che non funzioni, perché come vedete non ha senso che io faccio così e li uccido tutti. In più una piccola cosa, vabbè, ve l'avevo già detta, ma con gli ultimi aggiornamenti ve la ridico. Da quando è che l'hanno fatto? Non da questo aggiornamento, ma da quello prima. Praticamente, perfetto, le macchine fanno molto più danno, ma in realtà tutti i veicoli fanno molto più danno quando investono. E non solo, uccidono proprio. Una volta per uccidere con un veicolo dovevi essere tipo a 2 di vita, una roba del genere, perché ti toglieva una roba come 5, quindi veramente non faceva danno. Adesso invece fa molto più danno. Detto ciò, ci vediamo un prossimo video, non so se sarà una recensione un po' come questa, oppure sarà una partita normale. Comunque, iscrivetevi, lasciate like, ci vediamo ad un prossimo video, condividete soprattutto, ciao!